Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella a bracci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono farina per dolci, amido di mais, zucchero semolato, scorza di limone, uova, vanillina, acqua fredda, olio di semi di arachidi, lievito per dolci e cacao amaro. Andiamo il via alla ricetta. Per la ricetta ci servirà uno stampo per ciambelle del diametro di 24 cm che dovrà essere imburrato sia sul fondo che sui bordi. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone e lo zucchero semolato. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo le uova. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 4 minuti a velocità 5. Adesso aggiungiamo l'acqua che deve essere fredda di frigo. La farina per dolci, l'amido di mais, lo la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo il lievito per dolci. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. A questo punto prenderemo metà del composto e lo metteremo da parte. Riposizioniamo il boccale sul bimby, aggiungiamo nel composto che è rimasto il cacao, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Il composto al cacao è pronto, adesso lo verseremo nello stampo per ciambella. Adesso verseremo contemporaneamente il composto al cacao e il composto bianco. È fondamentale questo passaggio. Adesso cuoceremo in forno preriscaldato in modalità statica a 180 gradi per 30 minuti circa. La ciambella a bracci è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella a bracci. Grazie e alla prossima ricetta.